2000, ben trovati. Siamo felicissimi, felicissimi di avervi così tanti, così affettuosi e così presenti, specialmente per questa puntata. Allora, sì, da una parte sempre, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, ogni volta è una felicità entrare in questo studio, ma stabilito che domenica è la festa della mamma, voi capite che, primo, facciamo partire un applauso per tutte le mamme che ci seguono, per tutte le mamme che ci sono e anche quelle che non sono presenti, ma ci sono ugualmente. E poi, dovendo pensare ad una mamma stupenda, ma stupenda, sapete perché? Perché è una stupenda donna, ed è una stupenda attrice, ed è una meravigliosa persona, abbiamo detto: Valeria Fabrizi, ce lo fa il regalo di venire qui ospiti? È inutile che lei si nasconda! Signora! Benvenuta! Benvenuta! Grazie. Benvenuta. Grazie. Grazie, grazie, cuore, grazie. Lo sai, vero? Grazie, perché questo... Hai un po' esagerato, però io capisco che mi vuoi bene, ma tante cose stupende. Vabbè. Io ho detto solo la verità. Giuro di aver detto la verità, nient'altro che la verità. Valeria Fabrizi, e me lo fate dire, nel regalo che ci ha fatto, perché questa presenza è un regalo sotto tutti i punti di vista, devo ringraziare chi ha permesso tutto questo. Giorgia Giacobetti, sua figlia. Grazie. Giorgia, grazie. Arriviamo tra poco. Giorgia Giacobetti che organizza tutti gli... L'unica cosa che Giorgia Giacobetti non organizzi come evento è l'alba e il tramonto. Per il resto li organizza tutti lei, fa tutto lei. Va bene, è la... La qualità di saper fare è un dono di famiglia. Signora Fabrizi, sì, signora. Lei è una mamma spettacolare. Come fa, oltre a essere l'attrice splendida che è? Come faccio la natura? Non lo so, mi viene spontaneo, penso di dire. Perché io ho avuto anche una mamma così molto amica, molto complice, permissiva in tante cose, ma anche severa al momento giusto. Quindi io penso di essere stata per Giorgia... E ringraziando Dio che è venuta su una ragazza particolare, molto brava. E penso di essere stata una mamma ideale, forse per una figlia. E sì. Così, che noi siamo rimasti poi, era ancora giovane quando ha perso il papà. Ecco. Questa è la mia mamma, io sono, sì. Tu sei quella cosina arrampicata in braccio ad una bellissima mamma. Sì. Valeria Fabrizi ha citato il papà. Noi vogliamo ricordare che Giorgia nasce dal fortunatissimo matrimonio tra Valeria Fabrizi, veramente una delle donne più belle, aveva partecipato a Miss Universo, non sappiamo cosa dire di più per parlarne, con questo artista spettacolare, Tata Giacobetti, un uomo di cultura, di fascino, di canto, di musica, il quartetto Cetra era lui, e questa è la piccola Giorgia, giustamente, troppo poco per il tempo che le è stato dato per stare accanto a un papà così, sì. Però una bellissima famiglia, questo siete stati voi. Eh? Quando lui è venuto a mancare avevamo organizzato 25 anni di matrimonio. Lui è venuto a mancare in dicembre e noi ci siamo sposati il 2 aprile e quindi non abbiamo fatto in tempo. Comunque la felicità me l'ha regalata fino a quando se n'è andato. E lei poi, che è la cosa più importante, sono una mamma fortunata. Io torno tra poco a parlare di Tata Giacobetti, però a Giorgia, questo lo chiedo, una famiglia così... Quanto bene fa ad un figlio, no? crescere così, venendo da due genitori come loro? È una ricchezza infinita, per ricchezza intendo una ricchezza di valori, di bagaglio che poi ti porti avanti tutta una vita. Ho avuto la fortuna di avere due genitori. Non erano né un cantante né un'attrice, ma era mamma e papà. E c'era adesso c'è una cosa che io mi chiedo, ma perché Giorgia se ne deve stare seduta così lontana? Io non lo so. Mi sono commossa ora. Ti sei commossa? Tata era. E allora Tata era così? Si commuoveva perché aveva un animo di bellissima sensibilità. Come questa figlia che io adoro, guardateli, ma vi prego, ma dite, ma di qualcosa, ma scusati di essere così bella, di qualcosa, Giorgia. Era innamorato, perso lui, non capiva più niente.
incredibile l'amore che aveva, grande, immenso, infinito. Eccolo lì. Qui eravamo in televisione, sì, facevo uno spettacolo anch'io, perché vedo che sono vestita. E lui se la portava sempre presso. E questo portarsela sempre appresso, poi nel caso qui c'è un posto vuoto, io continuo a dirlo, sul nostro divano, qualora Giorgia volesse allungare le sue lunghissime gambe, peraltro, e quindi non dovrebbe neanche faticare così troppo la mia amica Giorgia Ora Giacobetti arrivo. Per scendere quelle scale e venirsi a sedere sul divano! Bella, bambina bella che sei! Mamma mia, io le adoro queste mie ragazze, le adoro! Tu mi hai raccontato una cosa prima, posso fartela? Sì. Mettere alla conoscenza del tuo pubblico. Assolutamente. Perché è una cosa incredibile, veramente. Sì, sì. Allora, io per tutta la vita ho avuto da parte dei miei genitori, tra i racconti che i genitori ti fanno, il racconto di un grande incontro nella loro vita. Angelus, domenicale, Piazza San Pietro, Papa Giovanni XXIII. E la mia mamma dice, e a un certo punto li vediamo. Tata Giacobetti e lei, Valeria, Fabrizi, sua moglie. E lei, Valeria, si avvicina al volto della mia sorellina Raffaella e dice, bella. E questa cosa, vedi, questa fotografia ha riempito la vita dei miei genitori di bellezza, di aver avvicinato quando... La fama era fama grande, importante, data da una splendida cultura. Adesso diciamola tutta. La mamma la adorava talmente tanto dal passare anche sopra il fatto che mio padre non avesse più parlato per i successivi 10 minuti. E garantisco, mio padre parlava molto, ma voi capite? Trovarsi davanti questa meraviglia qua. Ma tanta roba splendida. Quindi, insomma, era questo vedervi insieme. Era dare... insomma, era trovarsi davanti al quartetto Cetra e a Valeria Fabrizi, no? Piacevo al tuo babbo, quindi. Ma non solo a lui. Ma non solo a lui, abbiate pazienza. Ma questa pazienza te l'ha portata perché... lei di foto, gliel'hai data a Tonai. Sì, insomma, ecco, una bellezza così era difficile da trovare. L'essere diventata mamma che ad un certo punto deve fare la mamma e il papà, vi ha stretto insieme come? Cioè, che ulteriore legame ha creato? La treccia, quanto si è stretta di più? Dopo la scomparsa di Beh, è stato enorme il legame, perché io mi sono trovata a 23 anni e con tutto quello che sarebbe dovuto succedere nella mia vita, a livello professionale, di studi, anche di un minimo di inizio di maturità, iniziava in quegli anni. Per cui io ho avuto una madre, un padre, un'amica, sono stata fortunata, perché... Penso che la perdita di un genitore sia un dolore immenso e devo dire che lei mi ha colmato ogni parte mancante di mio padre, con tutto l'amore che io potessi avere per mio padre, certo. La mancanza che tuttora sento, però sono cresciuta e maturata in maniera molto serena. Cioè, papà ce l'ho vicino, mia madre ha fatto per madre, per padre, per tutto, e quindi alla fine quella è stata una grande forza. È stata una grande forza e lei sorride tutta. Io sorrido, l'anglè ce l'ho ancora vicina, perché io sono abbastanza... Certo, hai capito? Sì, certo. Sì, sono... Noi vi racconteremo tra poco come una mamma si trasforma in un taxi permanente quando la figlia deve andare alle prime feste e come una figlia si trasformi nell'angelo custode della mamma quando, per esempio, la mamma veste i panni di una suora. Ma tutto questo ve lo raccontiamo tra poco. Un istante di sosta e all'ora solare arriviamo tra un attimo. Che sei bella, mi sei bella. Valeria Fabrizi e Giorgio Giacobetti, oggi proprio abbiamo fatto tombola. Abbiamo preso tutti i numeri giusti. Allora, grazie innanzitutto, una mamma splendida, una mamma che accompagnava sempre Giorgia. Ho fatto la mamma veramente... Cioè, devi andare ad una festa? Non ci sono problemi, guido io! Facevo sì, poi quando c'è stato il periodo che insomma c'era il Piper, mi pare, a Roma, sì. E io stavo fuori ad aspettare l'orario, perché a mezzanotte lei doveva assolutamente rientrare. Tu, cioè tu, io ero Valeria la zucca, Fabrizi, stavi, eri la zucca. La zucca. Che aspettava Cenerentola. Perché ho parlato di una contro
mossa, sì, perché poi i figli crescono e cosa fanno, in particolare con il lavoro straordinario che Giorgia Giacobetti, con la Giacobetti Comunicazione, porta avanti da anni. E praticamente ha iniziato a lavorare sotto Cresima, perché insomma è talmente giovane che possiamo dire così. Poi chiaramente oggi mamma è, perché questo è il bello, tu sei la diva che sei da sempre, lo sei anche oggi. La diva. La diva. Mm. Lo sei. E lei è lì che ti segue, ti tutela, sì, ti protegge. Mi protegge, è vero. Mi fa da mamma. Ti fa da mamma. Quindi la festa della mamma la festeggiate in fondo. Tutte e due. Mamma tutte per la figlia e figlia per la mamma, perché questo è il senso dell'avervi qui. Questa suora qui. Sor Costanza, ma sai che per strada mi chiamano? Sor Costanza, sì figliola. Già mi giro. Ormai, capito? Come Alberto Lupo nella Cittadella era un dottore, tu sei diventata suora, ma suora perché quella suora è... Sono io nella vita, sì, e la mia mamma, un po' così, sono in picciona, do i consigli anche se non me li chiede o non me li chiede le sue amiche o cosa, sono sempre presente, voglio essere presente, voglio sapere fare, tutto. Ti diverte, ti piace e sono fare suora, questo ruolo? Così. Ho fatto lei, ho fatto me stessa, Suor Costanza è così. E la bellezza che una donna come te, bellissima, sprigiona... In un abito, qui ti vediamo con Elena Sofia Ricci. Sembro vera, è una suora vera io. Cammino in avanti, metto il mare, capito? Poi non faccio neanche fatica perché non mi trucco, per cui... Ecco, e questa è la cosa più clamorosa. Tu non ti trucchi e sei così. Sono così. Sono così, sì, sono a questa pone, diciamo, sei vedi? Sei bella, Valeria. Sei bella. Sono bella. Quando tu dici alle ragazze, alle giovani attrici, non toccate il vostro volto, restate... Sì. Sono autentiche contro. E parliamo di una donna favolosamente bella come te, ribadisco, Miss Universo, ballerina strepitosa e diva strepitosa per Macario, cioè voglio dire, tu hai veramente ricoperto i ruoli. Sono una delle poche ancora in vita, amore mio, sì, va raccontato, devo raccontare ancora tante cose, ogni tanto sono delle giovani ragazze quando vengono sul set che in camerino mi chiedono, Valeria, ci racconti? Allora io sono felice lì, capito? Veramente... Qual è la cosa più bella che ricordi di quel tempo, di quel lavoro iniziato fra Lustrini, Payette? Quel tempo che sembra tanto lontano e invece... Le persone che avevo accanto erano persone genuine, vere, pulite. Non c'erano sgomitate, non c'erano raccomandazioni. Era un altro mondo. Cioè tu avevi del talento e si coltivava il talento. Io vengo dalla gavetta perché ho cominciato con Tognazzi, sì, e Vianello e Bramieri, quindi dormivamo nelle rettine dei treni quando andavamo da un teatro all'altro, da una regione all'altra. Poi l'abito da sera era favoloso, però quel lavoro costava fatica. Sì, sì. E rispetto per il lavoro stesso. Ma tra noi c'era un grande rispetto. Bellissimo, meno male che io vivo di questi ricordi, perché oggi metti di mamma mia. Non sono mia, solo ricordi, è azione, sì, no? Vita è vissuta. Azione, vita vissuta. Ma c'è chi dimentica, invece io no, io ricordo. Tu ricordi sempre, bene. Sì, sì, sì. E per questo ogni tanto gente... tiro fuori le fotografie, metto quella, questo mi ricorda così. Casa mia è piena di fotografie, ogni settimana cambiano, capito? Ti ho aperto un baule e ho detto, sai che faccio? Alla mia età faccio questo. E quindi mi guardo e penso... Ricordo, infatti devo scrivere qualcosa perché ancora a 83 anni, compio 83 a ottobre, il 20 ottobre. 83. 83. Dichiara dove li hai nascosti, dichiaralo nel cuore, ma sono tutti nel cuore perché fuori ti posso garantire non... Ed sei autentica, Valeria, sì, tu sei autenticamente bella. Non ho fatto niente. No, anche perché c'è un'amica, una così, l'altra con l'occhio storto, una con l'ora... Ma non l'ho detto, ho paura, tra l'altro, so, Viglia, ho paura. Allora, posso chiudere ricordando un fatto. Allora, oggi è andato un taxi a prendere la nostra Valeria. A un certo punto c'è stato un piccolo disguido, il tassista se n'è andato, poi è ritornato indietro e di tutto questo è stato... Valeria è stata avvisata da un fioraio che vive sotto casa di Valeria. Prego, signora, mi racconti la storia di come voi due, sì, nessuna si tira indietro, avete saputo fare del bene come si legge nel Vangelo. Paolo si chiama, del Cairo.
e l'abbiamo trovato sotto, faceva praticamente il garzone del vecchio fioraio che c'era, gli aveva dato quasi in gestione questa diciamo, chiosco, sì, chiosto, piccolo, no? Botte, sì. E ho cominciato a, lo vedevo nelle maniere, quando passavo mi offrivo un fiore a Giorgia, ma era molto signore nei movimenti, nel modo di esporre. E comunque ho detto, Giorgia, che strano, voglio conoscerlo di più. Quindi la notte scendevo, chiedevo se aveva bisogno, perché faceva un freddo cane d'inverno. E quindi sono entrati in amicizia, mi ha parlato della sua famiglia. Lui è scappato dal Cairo e con 4 figli, di cui uno era piccolino, ed erano tanti anni che non vedeva la moglie. E quindi piano piano, entrando in confidenza, un giorno ho detto, io posso farti aiutare, facciamo dei versamenti, ma vai avanti tu adesso che mi viene da accusare. Sì, praticamente lui non poteva uscire dall'Italia perché non aveva i permessi, quindi l'unico modo di avere i permessi poteva essere un impiego. E quindi noi gli abbiamo dato quel lavoro, mettendolo regolarmente in regola e tutto. Dopodiché doveva venire la moglie, che non vedeva da 7 anni, e mamma gli ha detto, io vado a vivere a casa con mia figlia e per quella settimana tu vivrai nella mia casa. Gli avete lasciato casa? Le chiavi le ho dato. Non ci credeva. Le chiavi, e io sono andata a vivere da Giorgia. E la moglie è rimasta 12-15 giorni, mi pare, comunque non è 2 settimane. Felice e contenta. E sotto c'erano tutti i loro amici che venivano a chiedermi se potevo fare qualcosa, di che ho una casa sola, ragazzi. E mica sono il sindacato qui. È diventato. E questo atto di generosità pura, perché voi, questa è proprio la generosità pura, questo è fai del bene al tuo prossimo, gli ultimi saranno i primi. L'ultimo, che era lui, è diventato il primo perché ora ha il suo lavoro, sì. Gestisce il suo chiosco. Il suo chiosco adesso. Ed era un signore che nella sua terra aveva... Tanto. Veniva dalla aveva sua... tanto, brava. Lui, sì, dalla moglie l'ho saputo, perché ha portato un libro con tutte le fotografie. Lui era un orafo, aveva un negozio, aveva l'autista. È dovuto scappare e quindi gli hanno confiscato tutto ed è rimasto... si è trovato povero, hai capito? E quindi questo è stato per me una sorpresa, ma avevo capito che era un uomo gentile. Quando la prossima volta cambiate canale e vedete Valeria Fabrizi, ricordatevi anche di questo. Lo so che non serve, perché si fa amare da sola, esattamente così com'è. Però ricordatevelo questo gesto, che madre e figlia della mamma, perché la mamma ha una figlia, ma la figlia è diventata mamma di sua mamma, hanno saputo fare con generosità, amore e altissima altezza. Giorgio Giacobetti, Valeria Fabrizi, grazie. Grazie, e fatemeli dare 2 bacioni. Fatemeli dare, perché il regalo è stato immenso. Sempre. Grazie, 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 grazie. A te. Grazie, grazie. Valeria. L'altro giorno arriva sui nostri tavoli, ma mi capita, butto l'occhio tra i tanti libri e vedo che stavano alacremente già lavorando a Libera i talenti del tuo bambino. Riconosci e valorizza l'unicità di tuo figlio, Francesca Valla. Eccola! Ciao, buongiorno, grazie. Come ho detto Paola. Prima, in tutto il suo 1,90 m, ma anche l'altezza. Non solo bella e bravissima, ma anche una mamma imponente. In altezza. Ecco, adesso attenzione. Allora, è mamma di Giorgia, 7 anni, è un insegnante di vita nel mestiere e nel lavoro da laboratorio, orafo della mamma, ma soprattutto è tata Francesca, perché questo dobbiamo dire, insomma. Abbiamo avuto con SOS Tata, insomma, tu hai salvato la vita a tanta gente, lo sai, lo sai questo. Allora, è stato un programma che ha avuto grande successo, e c'era bisogno e c'è bisogno di parlare di educazione ancora oggi. Ma io credo che questo successo sia nato soprattutto perché anche qui lo schermo della televisione è stato doppiamente trasparente, e quello che è venuto fuori dalla nostra SOS Tata è stata sincerità, cioè il giusto modo di fare la mamma. Ma questa fotografia?
Questa fotografia siete partiti forti, È così, così. Questa fotografia rappresenta me, sono piccolina con mio padre. Penso che questo bacio racconti un po' tutto. Racconti davvero cos'è l'amore, l'amore di un genitore. Una vita d'amore da parte, sì. Evidentemente di uno splendido papà. Sì, sì. Tra l'altro è da pochi giorni, ecco, sono 3 anni che è mancato, quindi... si sente la sua mancanza, però stando insieme in famiglia riusciamo davvero a rendere sempre speciale ogni nostro momento, perché lui c'è in modo diverso. Assolutamente, i genitori non se ne vanno mai. No. Quando siamo ragazzini ce lo dicono, guarda che io non me ne vado, sai, e ci sembra una minaccia. Poi sappiamo che sono capaci di restare anche quando ufficialmente vanno via. Dice Francesca Valla, sono mamma grazie all'amore, alla leggerezza e alla profondità, e parla splendidamente del lato C, sì, dove si deve leggere il lato cuore. Sì, si parla sempre di questo lato B, io dico valorizziamo, portiamo in tutti gli ambiti il lato C, che è il lato del cuore, quindi portare le emozioni, dare valore alle emozioni. Io dico anche partire proprio dall'educazione emotiva a scuola. Riuscire a valorizzare le emozioni dei nostri figli significa dare ascolto a quelli che sono loro veramente. Quel topolino che vediamo nelle tue braccia, complimenti al fotografo, perché è una foto meravigliosa questa, perché guardate verso il futuro, questo fanno le mamme, no? Cioè ci date la vita e poi guardate al nostro migliore futuro. È vero che una volta ti ha detto, mamma, ma io quale talento ho? Sì. È nata così. Allora, io mi sono sempre occupata del talento dei bambini, insegno da quasi 30 anni, lavoro con i bambini a 30 anni, devo dire che alla fine me l'hanno scritto loro il libro. Però è vero, perché si impara dai bambini. Io guardo i bambini e davvero ogni giorno nella mia vita non c'è occasione in cui io esca dalla mia classe e non dica ho imparato qualcosa in più. Sono loro che ci guidano e se noi teniamo sempre il focus presente su di loro sappiamo dove andare. Comunque un giorno ero lì che stavo lavorando, sistemando le mie verifiche scolastiche e mia figlia stava disegnando vicino a me e mi sentiva parlare anche del talento perché stavo realizzando un lavoro e lei mi ha detto, ma mamma, ma quindi anch'io ho un talento? E faccio, certo amore mio, anche tu hai un talento. E che talento ho? E io mi sono fermata e le ho detto, amore, guarda, il talento che tu hai, solo una persona lo sa. Ma chi è questa persona? Faccio, sei tu. Perché noi non dobbiamo trasferire e dire quale talento hanno i nostri figli? Perché sennò li carichiamo di aspettative, di ansie, di preoccupazioni, così, di proiezioni. Invece i nostri figli sono quello che sono. Alla fine, crescendo, saranno loro ad attribuirsi quello che realmente sono. E la, questo è merita l'applauso. Scrive Francesca, potenziare le doti di tuo figlio scoprendolo. Bravissima. Visto che siamo insomma sotto festa della mamma, no? È chiaro che dietro ogni mamma c'è il desiderio, la volontà di vedere il figlio, no? Che riesca a fare, intanto di avere un figlio che sia felice nella sua vita, e questa credo che sia la prima cosa e la più importante, però anche di vedere quello scatto, anche a volte di vedere che riesca a fare delle cose che forse alla mamma non sono riuscite, ecco, lì tu aiuti a mettere un freno alla maggiore volontà della mamma o del genitore a fronte di quella del bambino. Brava, sì, lasciare la libertà al bambino di diventare ciò che lui è veramente, che non significa che se un genitore ha una passione non possa trasferirla al proprio figlio, però bisogna stare un po' attenti, riuscire ogni tanto anche a fare un passo indietro, perché sennò i nostri figli percepiscono che il genitore desidera qualcosa d'altro. Il genitore che desidera qualcosa d'altro e la mamma sbagliona. È una delizia questo libro. La mamma sbagliona. No, la mamma non sbaglia mai. No, invece no. La mamma che sbaglia. Quanto è importante? È fondamentale. E infatti nel libro io parlo anche dell'importanza del fallimento, di far sperimentare i nostri figli l'errore, lo sbaglio, il fallimento. E perché proprio nell'errore, nella fatica, che il bambino riesce anche a trovare qualcosa di nuovo. E proprio nei momenti di fragilità anche nella nostra vita di adulti, no? Chiaro. Che noi scopriamo di avere risorse diverse e quindi diventa fondamentale. E io, mia figlia, ho sempre detto, amore mio, la tua mamma è sbaglione, cioè è il nostro termine che abbiamo coniato per far capire a mia figlia che può sbagliare anche lei, che anche se sbaglia non fa niente, è nel suo errore che poi nasce la sua creatività e la voglia anche di diventare qualcosa di diverso. Allora, tutto questo è
E per questo giustamente si scrivono i libri. Io non ho citato la casa editrice, la Spelling & Kupfer, perché come dico sempre io, grazie agli editori che escono, troviamo i libri in libreria, insomma, no? E quindi questo è importante. Perché è importante? Doppiamente perché ogni pagina ci farà dire, caspita, ma questo sono io, no? Ma questo è esattamente quello che capita a me. Ecco, i genitori... quante volte devono ricordarsi di essere stati bambini? Attenzione, non per mettersi sullo stesso piano, perché un figlio, tu qui sei con un cuccioletto. Sì, la nostra scatenata. Esatto, immagino. Però, ecco, il cucciolo ha bisogno del capobranco, no? Poi è scatenato quanto vuole, però deve avere il proprio capobranco. Allora, la mamma deve essere il capobranco. Ricordandosi di essere stata anche lei una bambina? Brava Paola, è proprio centrale, tra l'altro è uno dei 10 passi che consiglio all'interno del libro per poter stare a fianco del proprio figlio affinché fuoriescono i talenti. E la dimensione bambina è ogni tanto da andare a prendere e riportarla, perché se tu ti ricordi di quando eri piccola, hai la possibilità anche di capire quello che tuo figlio, quello che tua figlia in quel momento lì sente. È l'unica possibilità che hai per entrare in un contatto empatico, altrimenti siamo sempre in un rapporto sbilanciato, non potrai mai sentire, percepire se tuo figlio è triste, se tuo figlio magari sta vivendo un momento di fatica, se ha paura. Invece il fatto di dire, anche a me però è capitato questo momento, io quando ero piccolo in quella situazione lì come mi sono comportato? E questo modo ci permette davvero di creare un legame talmente forte e autentico che diventa indissolubile. La mamma e la tata, perché qui SOS Tata, giustamente venne dato il titolo SOS Tata perché era bellissimo anche il lancio, insomma, della trasmissione, si vedevano i momenti della serie, veramente sta crollando il mondo, crolla il mondo, e voglio dire, la tata numero uno nella memoria di tutti noi è Mary Poppins, è che vero. Non a caso non è né dolce, né melensa, né accondiscendente ai desideri dei suoi piccoli, come posso dire, della sua piccola squadra, della squadra che si trova a trattare. Ecco, come se una mamma ha la fortuna di avere anche una tata, quale deve essere l'equilibrio, il bilanciamento tra i due ruoli? Allora, la mamma rimane sempre la mamma, quindi la tata in quel caso può dare un supporto, un aiuto, ma deve continuare il progetto educativo che è stato istituito nella famiglia, quello diventa fondamentale, altrimenti il bambino si disorienta. Quindi scegliere lo stile educativo che ha scelto la famiglia e portarlo avanti. Però ecco, la figura educativa è sempre quella dei genitori, quindi è importante riuscire a trasferire questo passaggio. Per evitare di essere una mamma che le dia tutte vinte, no? Stavo sorridendo sotto i baffi, che non ho, perché disegno sempre di me l'unico ruolo possibile, cioè la zia, viceversa, tutte vinte. E quindi con mia sorella che, ma tu le dai tutte vinte. Certo, sono una zia. E infatti, le zie hanno un ruolo... Sono ruoli diversi. Una zia, ma proprio... No, possiamo fare quello che ci pare, per poi sentir dire, ma zia me lo lascia fare questo, peggio, e questo peggiora le nostre chance. Sì, ma le eccezioni sono assolutamente da contemplare, le eccezioni sono importanti, ma anche una madre deve saper fare le eccezioni, quindi le regole sono importanti. Io sono fedelissima sempre all'importanza delle regole, perché danno stabilità alla famiglia, però ogni tanto anche riuscire ad uscire. Francesca, la domanda è, uno ti vede lunga, no, fino a toccare le nuvole, bionda, bella, non ci sono dubbi. Poi quando parla, brava. Quando parla poi del ruolo di mamma, ancora più brava. Quando ne scrive, non ne parliamo. Quando opera tecnicamente a scuola con i suoi ragazzi, ancora di più. Ma tu dove hai imparato tutto questo? Cioè, ti hanno costruito così, ti hanno trovato così, no, già fatta? Guarda, ti ringrazio Paola, ma io credo che sia la passione la cosa che mi spinge. Quando ti è scattata la passione, la mammite come professione? Io da piccola, pensa, ricordo quando giocavo nel cortile, che è una cosa che amavo, quindi con i miei amici, mi prendevo sempre cura dei più piccoli, di quelli deboli, di quelli che sì, magari avevano delle situazioni di fatica, e quindi questa cosa secondo me è proprio, l'ho coltivata da piccola. Infatti nel libro Libera i talenti del tuo bambino io parlo del talento. Il talento non è una cosa dove tu riesci per forza a fare bene, ma è quella cosa che ti genera passione, è quella cosa che ti dà l'incanto, è quella cosa che quando la inizi non la finisci più. E se vedi un bambino quando disegna, quando fa qualcosa che gli piace,
capisci che quella cosa è il suo talento. Ecco, a proposito dei disegni, questo disegno? Questo disegno, guarda, venendo in treno oggi qua da te, mia figlia, per la festa della mamma, mi ha fatto questi due disegni. Ma io ne tengo uno, tu tieni l'altro, no? Sì, quello che vuoi. Questo è i fiori che si staccano i cuori. No, ma è meraviglioso. Ecco, lei è una creativa, non dirò mai il suo talento, sarà lei a trovare il suo talento, ma devo dire che bisogna spingere. Uno degli stimoli che consiglio sempre è quello di stimolare la creatività dei nostri figli, perché solo se hai uno sviluppo attento alla creatività puoi salvarti nelle situazioni di fatica. E allora, Francesca, ti faccio la domanda più difficile. Aiuto. Nel senso, tu liberi il talento del tuo bambino. E sembra che fino ad un certo punto quel bambino, diventato magari adolescente, perché così è, penso allo sport, penso alla musica, penso a tanti, a tanti talenti che vogliono tenere all'interno la creatività. Poi questo talento si rompe, per un motivo qualsiasi, per un incidente, perché non è andata. Allora, quanto è importante in quel momento la mamma, che oltre ad aver liberato il talento è la rete che aspettava sotto la caduta di quel talento? Accade anche questo. Sì, è vero, la madre è fondamentale, il momento che ti sa accogliere in tutti i momenti di fatica nella tua vita, che c'è al tuo fianco quando funzioni, che ti stimola, ma anche quando inciampi e quando sbagli, che ti dà la forza anche di dire puoi anche fare qualcosa d'altro. È per questo che è importante anche nella vita provare a sperimentare talenti diversi. Perché la mia non è una colpevolizzazione, ma la madre che ti dice mi hai deluso perché non ce l'hai fatta. È lì. Che danno fa? Infatti nel libro io parlo di alcune parole che è bene non dire ai propri figli, no? Momento di rabbia capita a tutti, tutti i genitori sbagliano. Certo. È importante allora, quando ci rendiamo conto in quelle occasioni, di fermarci e dire amore mio, mamma ha esagerato, mamma ha sbagliato. Ma certe parole rimangono poi tranchant per sempre se non riusciamo a recuperare. Sempre, e quindi certo. È molto meglio dire non sei stato capace in quel momento lì, ma non dire a nostro figlio non sarai mai in grado di farlo. La tua mamma? La mia mamma. La mia mamma è una donna incredibile. La mia mamma è straordinaria e devo dire che ci ha dato una forza da quando eravamo piccoli, anche adesso che è mancato mio padre. Lei comunque è andata avanti sempre con grande energia, è una persona che ci sostiene, sempre presente nella vita di mia figlia, nella mia vita, ed è una persona molto in gamba, anche perché è sempre molto silenziosa. Quelle poche parole che dice sono sempre parole che ti toccano il cuore. Ed è quella mamma che ti accarezza sempre, in tutti i momenti della vita. Come si chiama questa mamma? La mia mamma si chiama Loretta. Loretta. Cara signora Loretta, le mandiamo questo breve telegramma dall'ora solare e dire che lei, il libro di Francesca Valla, Libera i talenti del tuo bambino, non l'aveva letto, ma ha saputo liberare il talento di sua figlia in una maniera bellissima. Grazie, grazie Francesca. Paola. Grazie di essere stata con noi. E adesso sì, ci alziamo e vi faccio vedere come siamo usciti dall'inquadratura. Francesca Valla, eccola qua, giorno della festa della mamma, auguri ovviamente. Grazie. E ci fermiamo soltanto per un attimo e torniamo con l'ora solare, grazie. Grazie, grazie, bella, tesoro, davvero, grazie. Grazie a te. Bentornati alla nostra ora solare. A padre Corrado Maggioni, che salutiamo e ringraziamo perché grazie a voi. La sua presenza oggi è molto importante, più importante del solito. Mariologo, sottosegretario alla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Intanto grazie di aver accettato di passare un po' di tempo con noi qui all'ora solare. Allora, maggio è il mese mariano. Siamo alla vigilia della festa della mamma, tutto riconduce ad una persona sola, è così? Sì, Maria, madre, se pensiamo, quando pensiamo alle madri, pensiamo forse al padre, al figlio,
Maggio e Maria ci fanno pensare al fatto che Dio, per venire a stare con noi, ha voluto nascere da una donna. Anche Dio ha voluto avere una madre. No, il fatto che Dio, volendo prendere la nostra carne per entrare nella nostra storia, nelle nostre situazioni, ha voluto passare attraverso la via attraverso la quale anche noi siamo venuti in questo mondo, e che è quella della maternità di una donna. È il Vergine Madre, figlia del tuo figlio, nella meraviglia della Divina Commedia. Quella riga è stupenda, perché sei figlia del tuo figlio, questo è. Ed è il grande, ed è l'importanza che noi dobbiamo dare al ruolo di Maria, madre di Dio, madre della Chiesa, perché questo è, certamente non ce ne dimentichiamo noi fedeli, però è bene ogni tanto, no, risottolineare il ruolo, l'importanza di questo ruolo. Sì, nel senso che il legame che noi abbiamo con Maria è un legame che in qualche modo ci precede, e ci permette di diventare quello che siamo chiamati a diventare. Maria è la madre della Chiesa, la Chiesa sono le membra di Cristo, sono coloro che hanno accolto la vocazione di vivere in Cristo, e con Cristo la Chiesa forma un solo corpo. Non esiste Cristo senza la Chiesa, né la Chiesa senza Cristo. Allora la maternità ecclesiale di Maria è in ragione di Cristo, illuminata da Cristo. A motivo della nostra unione con Cristo, Lui ha voluto che noi avessimo un legame filiale anche con sua madre. Nel senso che la maternità di Maria nei confronti della Chiesa è fondata nel volere testamentario di Cristo, che prima di morire al discepolo dice: ecco tua madre, alla madre dice: ecco il tuo figlio. Ecco il tuo figlio. Ecco, padre, chiudendo gli occhi, noi semplici fedeli, a volte proviamo ad immaginare che madre possa essere stata, perché ha avuto un bambino tra le braccia, perché ha avuto un bambino che sarà caduto, sarà inciampato e si sarà fatto male, che avrà giocato e che poi nel tempo è diventato ciò che il mondo e la storia aspettava che diventasse. Però ripensando a quella maternità, ogni tanto viene da immaginare questa ragazza. Io quando penso a Maria, penso alla Maria dei Vangeli, perché forse siamo portati talvolta a farci suggerire come risposte, non so, o dalla letteratura, o dal film, o dalla poesia, ma pensare a che madre è stata Maria nei confronti del figlio, che cosa ci dicono i Vangeli? Allora direi anzitutto una madre aperta alla vita, no, l'eccomi, sono la serva del Signore. Dunque una maternità che è aperta a un mistero che è più grande di lei, più grande di lei, un mistero che è quello di Dio, diciamo, che avvolge ogni generazione umana. Una donna, una madre anche, possiamo dire, discreta. I misteri della vita di Gesù, ad esempio la perdita, lo sbarrimento e il ritrovamento del figlio a Gerusalemme. Certo. Allora una madre che fa delle domande al figlio, ma che alla fine deve rispondere alla domanda del figlio: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo? Allora una madre che impara dal figlio, no? Sì. Maria è stata una madre, sì, che ha imparato ad essere quello che doveva essere dal figlio. Una madre che si è lasciata educare dal figlio. Uh-huh. Figlia del tuo figlio. Figlia del tuo figlio. E poi una madre, pensando appunto al mistero della croce, che ha saputo stare nell'ora più dolorosa, essere presente. Non abbiamo delle parole, non sappiamo con quale atteggiamento Maria abbia vissuto l'ora della croce. Non abbiamo delle parole. Però sappiamo che lei era lì, presente. Allora Maria è stata una madre presente in ogni ora. Delle ore del figlio, fino, che pensiamo, bello, dall'ora dell'annunciazione a Nazareth, così misteriosa anche per questa ragazza, fino all'ora dell'ultimo respiro. Allora tutte le ore della vita del figlio, anche se non l'hanno vista fisicamente presente, ma lei è stata lì in ogni ora del figlio. Sapendo quello che andava a compiersi, perché questa è anche l'altra tra le infinite rotonde grandezze, no? Ovviamente, di questa
di questa figura. Noi stiamo facendo scorrere tutte le immagini e non ci si stanca mai di guardarle, della bellezza di ciò che l'arte, del modo in cui l'arte ha tradotto l'altezza infinita di questa ragazza diventata madre, figlia del suo figlio. 1 gennaio del 2019 Papa Francesco parla di Maria, madre di Dio. Lo sentiamo. La madre di Dio ci aiuta. La madre che ha generato il Signore genera noi al Signore. È madre e rigenera nei figli lo stupore della fede, perché la fede è un incontro, non è una religione. La vita senza stupore diventa grigia, abitudinaria, così la fede. E anche la Chiesa ha bisogno di rinnovare lo stupore, di essere dimora del Dio vivente, sposa del Signore, madre che genera figli. La famiglia umana si fonda sulle madri, un mondo nel quale la tenerezza materna è relegata a mero sentimento potrà essere ricco di cose, ma non ricco di domani. Madre di Dio, insegnaci il tuo sguardo sulla vita e volgi il tuo sguardo su di noi, sulle nostre miserie. Rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. Ora, Padre Mangioni, insegnaci. Che cosa insegna questa maternità di cui lei ha detto così bene, le ore nelle ore del figlio, vissute sempre accanto al figlio, sempre, fino alla fine. Che cosa insegna alle mamme, visto che andiamo a festeggiare le mamme che sono tali, le mamme che diventeranno, le donne che vogliono diventare madri. Ecco, qual è l'insegnamento che arriva da Maria? Non solo un insegnamento. Cioè, mi pare che non riesco a formulare un solo insegnamento. Detto in una maniera un po' astratta, direi le virtù che Maria ha praticato, queste sono anche le virtù, cioè gli atteggiamenti interiori, lo sguardo, il modo di porsi accanto agli altri, no? In modo tale che alla fine vinca sempre la vita, sapendo che la vita arriva dopo la morte. Per imparare a vivere bisogna imparare a morire. E Maria è una donna pasquale, siamo nel tempo pasquale, perché ha imparato dal figlio a morire, diciamo, a ciò che è il proprio tornaconto, il proprio interesse, il proprio star bene, perché altri vivano. Mi piace dire, ecco, che Maria è una donna pasquale che ha imparato dal figlio la logica, la legge, la dinamica della Pasqua. Se vuoi vivere, devi accettare di morire, far morire qualche cosa dentro di te perché la vita possa esplodere, possa sprigionarsi e percorrere la sua strada. È il senso della resurrezione, no? Quando noi, esatto, siamo, certo. Quando noi siamo bambini e si attende quella notte di Natale, Padre Mangioni, è come se la si attende perché tutto comincia da lì. Però capiamo poi solo diventando più grandi che la Pasqua è forse il tempo che mano a mano che noi cresciamo si avvicina di più al nostro sentire e sperare, perché poi tutto diventa una speranza e una certezza del rivedersi dopo. Quando lei era bambino, Padre Corrado, quando si è avvicinato al culto mariano? Perché quando siamo bambini l'Ave Maria è la preghiera che impariamo così, così bene e così subito. Devo dire che io ho imparato a conoscere Maria da mia madre, nel senso che le prime parole, ho un ricordo, pensavo, mentre stavo aspettando, dicevo, vedrai che Paola mi chiede un ricordo di mia madre. Certo. E ho pensato, e mi ricordo che ero molto piccolo, non saprei dire quanti anni, però in chiesa si cantava l'Ave Maristella in latino. Io sono di un paese da Bergamasco, quindi un latino un po' maccheronico, però mi risuonavano queste parole che mia madre cantava dell'Ave Maristella, no? Gabrieli, sore,
Cioè, queste parole così misteriose, così, diciamo, un canto che viene dal cuore, che esprime, io ho questi ricordi, l'intercessione, la fiducia, cioè delle parole di cui non capivo il senso, ovviamente, però la modulazione della voce così rotonda, così, diciamo, espressiva di un animo, ecco, mi dava l'idea della fiducia, non lo so, della tenerezza, qualche cosa che ci si può fidare, di Maria ci si può fidare. Era una madre che cantava ad una madre. Sì, no. Un'invocazione di una madre a un'altra madre. Sì. Questo è un bellissimo ricordo, padre. Grazie, grazie. Perché ogni volta che si apre, il proprio cuore con un ricordo personale, questo corrisponde sempre ad un grande valore, sa, ad un grande arricchimento per tutti noi. Poi, con le parole, lei le ha capite molto bene, se no sì. Oggi non sarebbe l'uomo che è, con il ruolo che lei ricopre. Ecco, nel giorno della festa della mamma, qual è l'augurio che lei si sente di fare a tutte le mamme che ci stanno ascoltando? Di essere delle donne coraggiose, delle madri coraggiose, perché oggi c'è bisogno di coraggio. Mi pare che siamo tutti un po', ma per tante situazioni, un po' affaticati, un po' feriti tutti. Allora da una madre uno si aspetta il coraggio, e dall'altra un'altra virtù divina, ma anche mariana, che è la misericordia. Il Papa terminava, no, con questa rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi. Allora mi pare che da una madre uno si aspetta sempre uno sguardo misericordioso. E lo sguardo di Maria rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi, non perché lei sia più misericordiosa di Dio, ma perché gli occhi di Maria riflettono la misericordia di Dio. Maria guarda Dio e riflette la misericordia di Dio sulle nostre miserie. Padre Maggioni, grazie. Guardi, non immagina quanto. Grazie, perché grazie a voi, abbiamo seguito con un silenzio perfetto le sue parole. Grazie di cuore. Noi andiamo alla recita, alla coroncina della Divina Misericordia, e poi a Siamo Noi. E la festa della mamma è domenica. A tutte le mamme, tutte, sono tutte presenti. Ce lo permettete una cosa? Alla nostra Laura Bernardini, che voi avete magari visto passare soltanto sui titoli di coda, ma è la nostra futura mamma che tra poco ci regalerà il piccolo Umberto, perché la nostra mascotte dell'Ora Solare è il bambino dell'Ora Solare. A tutte le mamme auguri con tutto il nostro solarissimo cuore. Ci vediamo lunedì, grazie, alle 14, grazie, auguri. Padre, grazie mille. A te, grazie mille. Grazie mille, è stato bello.